Ciao a tutti, da Fabrizio e riparliamo in questo nuovo articolo della lettura di valori multipli da un form HTML tramite passaggio metodo get a un file PHP. È di per sé molto semplice, ma ho visto che in rete non sempre viene implementato nella maniera corretta. Quindi vediamo un semplicissimo esempio che vi permetterà di utilizzare questo metodo, questo sistema, nel caso di select multiple, ossia delle select dove potete selezionare più valori da passare ad un altro file. Questo avviene, i file che ho utilizzato sono il file index.php e receive.php. Il tutto poi vi farò vedere un esempio di come funziona. Qui vi do un po' la spiegazione di quello che sono andato a fare. Come vedete non è nulla di trascendentale. Questo è il corpo del file HTML, praticamente è una select multipla, e in questa select multipla noi non andremo a fare altro che inserire dei valori. Per esempio selection 1 valore 1, selection 2 valore 2, così fino a selection 8, tanto per darvi una prova. Poi c'è il class submit dell'invio. Mettiamo selezionato il valore 0 e inviamo al file receive.php tramite il metodo get. Il file receive.php non farà altro che leggere tramite la get selected name, che è quello lì, il nome dell'id che io ho dato nel file index.php. Inizializzo la selection options e count a 1 e a valore nullo. Tramite un for each incremento la selection options leggendo ogni valore e mettendo una separazione di una virgola, mentre il count mi conteggia quante volte, ossia quanti valori ho letto, ossia ho passato dal file HTML. Ne rilevo uno perché ovviamente, essendo un for each, mi va sempre più sopra di uno, e quindi per equilibrare qui l'ultimo glielo devo. A questo punto scrivo quanti valori ho letto tramite la variabile count. Faccio una selection con una first position, lo esplode con rows, mi mette l'esplode sulla virgola, shift la prima posizione e vado a visualizzare i dati che ho letto. Ovviamente i dati non saranno quelli selection 1, ma saranno 1 perché, come avete visto, ho impostato il value nella select dell'HTML. Qui vi lascio anche una guida al linguaggio PHP per rinfrescarvi se ne avete bisogno, oppure vi lascio un esempio. Il file stesso, questi due file di cui ho fatto gli screenshot, li potete comunque ritrovare su GitHub. L'utente è... aspettate un secondo. Thread5, e li potete trovare su PHP. Questi file sono ancora PHP HTML select multiple, licenza facile, potete farne quelle che volete, e ovviamente leggiamo un po' ve le fo, e c'è anche un esempio che rimanda al mio sito. Questo è l'esempio, ossia questo è l'index. Questo è l'esempio, ossia l'index.php. Come vedete c'è selezionato e selezionato. Qui, come vedete, come si dice, è il form HTML. Se io volessi vedere invece i valori, e quello che dicevo prima, sono 0, ho messo il value 1 for selection 1, 2 for selection 2, eccetera, eccetera, fino a selection 8.
che appunto ha valore 8. Quindi, se io ora qui su submit invio per esempio io control selection 1, selection 3, selection 6 e submit, e come potete vedere il primo valore è 1, il secondo valore è 3 e il secondo valore è 6. Ossia mi dà che ho letto 3 valori che sono quelli che effettivamente ho letto. Da Fabrizio è tutto, ciao e buona giornata.